Caro giovane che stai seguendo questa serie di video per discernere la tua vocazione, ti potrebbe capitare di aver pensato alle luci ricevute da Dio, ai doni che ti ha dato, alle inclinazioni profonde del tuo essere, però ancora non ci vedi chiaro, ancora non hai capito bene cosa Dio vuole da te. Con questo video ti spiego una cosa pratica che puoi fare per aiutarti. Prima di tutto ti devi scegliere un tempo tranquillo. Un giorno in cui avere pace e serenità o un esercizio spirituale. È necessario che tu sia padrone di te stesso e tranquillo affinché puoi fare una buona scelta. Poi usa bene la tua ragione, cioè fai delle scelte in base a argomenti razionali, non solo sentimentali. Non dobbiamo fare le cose perché ci piacciono o non ci piacciono, ma facciamo le cose perché sono bene per noi. E poi devi avere questo occhio semplice, cioè impostare la tua scelta come un mezzo per realizzare il fine della tua vita, lodare Dio nostro Signore e salvare la tua anima. Questa pura intenzione di voler servire Dio, sebbene un compito molto difficile, è fondamentale per fare una sana e buona elezione. Una volta trovato un tempo di pace, di serenità, e questa disposizione per la tua anima perché voglia servire Dio in tutto per salvarti, dovrai farti questa domanda: che cammino seguirò nella vita? Pensa alle possibilità di professione, dottore, professore, religioso, ingegnere, e scegliene due o tre soluzioni tra quelle che ti presentano dubbi seri. Ricordati la norma: scegliere ciò che è maggior gloria di Dio è il cammino che porta alla salvezza per la mia anima. Poi prega lo Spirito Santo affinché ti illumini e muove la tua volontà verso la volontà di Dio. Questo è indispensabile. E illuminato in forma insensibile mariale dallo Spirito Santo, inizia questo studio. Cioè prendi un foglio, un quaderno e scrivi i vantaggi e svantaggi di scegliere uno stato di vita. Per esempio, vantaggi per me dell'essere un dottore, vantaggi dell'essere un dottore, vantaggi di non essere dottore, svantaggi non essere un dottore. Questo studio ti permetterà di conoscere meglio tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi del problema. Tra i vantaggi e svantaggi, devi guardare in primo luogo le possibilità che ogni cammino offre per la tua perfezione e per il tuo apostolato. E fatti questa domanda: in quale carriera mi santificherò di più? Sarà quella professione che mi allontanerà più dal peccato e mi aiuterà meglio a praticare le virtù? Allora, io in concreto, in quale professione farò un bene più grande, più profondo, più soprannaturale, più umano? In quale professione avrò un'influenza più profonda e duratura sulle anime? Allora, cosciente di questa immensa responsabilità, cosciente che viviamo solo una volta, cosciente che devo tutto a Dio, che cosa faccio per unirmi a Lui? Allora, rifletti su questi diversi argomenti e vedi dove la tua ragione si inclina maggiormente e procedi di scegliere uno stato di vita. Fatta infine la scelta, vai davanti a Dio nostro Signore e offrili la tua scelta, affinché la sua divina maestà la voglia ricevere e confermare, a condizione che sia a suo maggior servizio e lode. Se nonostante questo studio o analisi non vedi una soluzione chiara, proponiti la soluzione in un altro modo. Che cosa farebbe Cristo al tuo posto? Che cosa sceglierebbe Cristo se avesse la tua età e si trovasse nell'identica situazione nella quale ti trovi? E chiedilo: che cosa vuoi, Signore, che io faccia? Cosa faresti tu, che sei il mio cammino, la mia verità, la mia vita? Se ancora non ci vedi chiaro, pensalo a cosa consiglieresti al tuo miglior amico. Se egli ti ponesse tale questione, considera quelle che gli diresti, affinché faccia e scelga ciò che per la maggior gloria di Dio, nostro Signore, e per la maggior perfezione della sua anima. Dagli il tuo consiglio. Lui ne ha già pensato molto, ma serve qualcuno che gli tagli il nodo. Cosa gli diresti?
e poi applica a te stesso questo consiglio che te l'hai dato. Un altro metodo che ci propone Sant'Ignazio è il pensiero della morte, cioè immaginarsi al momento dell'incontro con Cristo, Lui che sarà il mio giudice, che mi giudicherà delle grazie che mi ha dato, dei doni. Che cosa gli voglio offrire al momento dell'incontro con Lui? Quale professione vorrei aver scelto prima che mi incontro con Lui in eterno? E poi parla con il tuo direttore spirituale. Lui ha aiutato già molti con lo stesso problema e Lui ha una grazia di Dio speciale per illuminarti. Carissimo, il tuo lavoro è finito. Forse è stato lungo, penoso, forse ti ho tolto il sonno, l'appetito. Forse per alcuni giorni sembravi di vivere in un altro mondo. Forse hai sofferto in questa tua scelta. Però non ti pentire di esserti proposto il problema. Hai dato alla luce un apostolo di Cristo e forse un santo. Ed ora che da parte tua hai fatto quanto potevi per assicurarti di fare una buona scelta, non temere, Dio è con te, avanti. A chi fa la sua parte per conoscere la volontà del Signore, Egli non gli negherà la sua grazia. E se poi vengono le prove, puoi avere nel tuo cuore una profonda pace di non aver intrapreso un cammino seguendo un tuo capriccio, ma perché hai creduto di obbedire alla voce della tua coscienza che ti rivelava quella del tuo Creatore e Padre. L'uomo obbediente canterà vittoria. Tu hai obbedito alla voce del Signore. Non temere, Dio è con te.